Autostart prende velocità, si prepara al lancio. È partita l'edizione 2023 del Gran Premio Mediterraneo. Edison Vezzed ed Edelweiss Man come da pronostico a lottare il comando. Edelweiss che passa nei confronti di Edison Vezzed che rimane in seconda posizione. Allargo subito Eolo Jet in corda alla D3B a precedere Air Bomber Horse, partito numero bene dalla seconda fila, mentre naviga in mezzo alla pista il favorito Hector Francis. La rottura di Edison Vezzed che finisce al tabellone 27.9 per i primi 400 metri di corsa, via libera per Eolo Jet che passa a condurre nei confronti di Edelweiss Man. Rimane in terza posizione Ella D3B, è costretto allo scoperto Hector Francis che migliora dopo 600 metri in 42.4. La piegata di destra con Eolo Jet in controllo, Edelweiss Man in seconda posizione, Ella D3B in terza, risale al largo Hector Francis, 57.5 per il mezzo miglio iniziale. Si approccia la retta opposta alle tribune, Eolo in vantaggio, Edelweiss nella sua scia, Hector Francis che arriva con decisione al largo, prova a dare la bordata ad Eolo Jet che riallunga 1.12.6 il primo chilometro, è andato a fare la seconda pariglia Air Bomber Horse precedendo Eleomeda Jet. Quando siamo al completamento della retta opposta alle tribune, l'approccio della piegata conclusiva, Eolo Jet in vantaggio, Hector Francis al suo esterno, poi Edelweiss Man 1.26.8 in 1.200 di gara, a metà della piegata conclusiva Eolo si mantiene una lunghezza avanti ad Hector che si impegna al largo, poi Edelweiss ed Air Bomber Horse, gli altri più indietro all'ingresso della dirittura d'arrivo. Eolo Jet l'affronta in vantaggio nei confronti di Edelweiss Man ed Hector Francis. Eolo Jet si allunga, stacca, vince facile. Eolo Jet che viene a vincere netto nei confronti di Edelweiss Man per il terzo posto, ancora Hector Francis 1.55.5, 1.12.2 il ragguaglio cronometrico. Tutto facile per Eolo Jet, Federico Esposito per il training di Alessandro Gocciadoro.